Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, parla del rogo di rifiuti a Persano, ricordando che la regione ha salvato il governo, era il periodo del governo a 5 Stelle. Tuttavia, De Luca ha dimenticato che due funzionari regionali sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul traffico internazionale di questi rifiuti. Non solo, nelle dichiarazioni non ha ricordato che i rifiuti erano campani, partiti da Polla, raccolti in tutto il Cilento e imbarcati dal porto di Salerno. Tutto in regione Campania, quindi. De Luca però ha rimarcato altro in questa vicenda. Ho visto qualche settimana fa un tentativo di speculazione vergognosa, ha detto il governatore. A Persano sono stati accumulati rifiuti, non c'entrano niente le ecoballe, si tratta di rifiuti che erano stati portati dai imprenditori di Napoli, in realtà sono residenti a Battipaglia nel Vallo di Titiano, in Tunisia, dove poi avevano scoperto che in quei rifiuti vi erano sostanze inquinanti, avevano sequestrato tutto e, continua ancora il governatore De Luca, si stava determinando un incidente diplomatico tra Italia e Tunisia. Il Ministero degli Esteri, allora era Di Maio, ha chiesto aiuto alla Campania. Noi ci siamo fatti carico di un problema che riguardava i rapporti tra Italia e Tunisia. Le ecoballe non c'entrano. Poi abbiamo accumulato quei rifiuti in quell'area, ha ricordato ancora il presidente della regione Campania. C'è stato un sequestro da parte della magistratura e quando stavamo per rimuovere quei rifiuti c'è stato un incendio. Non abbiamo nient'altro da aggiungere se non ricordare che devono ringraziare tutti quanti la regione Campania per aver dato una mano all'Italia e al Ministero degli Esteri. Poi sulle cause dell'incendio, ha concluso De Luca, farà luce la magistratura perché è un incendio francamente molto sospetto.